Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo vlog, sono Mattia. Oggi è arrivato il momento di parlare delle mitiche QC35 di Bose, sono le Quiet Comfort e quest'anno è uscito anche un nuovo modello. Adesso ne parleremo, prima però vi lascio al video di unboxing e poi torneremo qui insieme con la video recensione. Intanto vi racconterò perché ho deciso di aspettare 3 mesi e mezzo prima di realizzare questo video, questo vlog. L'avevo anticipato già in altri episodi sul mio canale, se mi seguite da un po' di tempo tra l'altro avrete già anche intravisto le cuffie in tanti miei video. Ho deciso di aspettare questo tempo, questi mesi perché prima di portare una recensione sul mio canale di questo tipo di cuffie, di questo tipo di prodotti, ci tengo sempre a provarli. Alla fine non c'era una granché fretta di realizzare una recensione di questo prodotto perché è già presente sul mercato da diversi anni ed è praticamente uno dei migliori prodotti disponibili in commercio. Ho pensato, visto che ce n'è l'occasione, l'opportunità, mi prende un po' di tempo e poi realizzo un video dove racconto tutti i miei pensieri e tutto ciò che ho riscontrato utilizzando per tante ore questo cuffie e le utilizzerò ancora perché mi trovo veramente bene. Però ho un file sul computer dove ci sono tutti i pro e tutti i contro di queste cuffie e nel mentre nella recensione ve li racconterò. Intanto nel video di unboxing avete visto la bellissima scatola con la quale Bose presenta le sue cuffie Quiet Comfort 35. All'interno della scatola poi c'è questo case in pelle realizzato con ottimi materiali e di buonissima fattura e al suo interno troviamo poi le cuffie piegate. Infatti queste cuffie sono molto comode da trasportare sia perché hanno il loro case sia anche perché possiamo piegare tranquillamente un padiglione o l'altro per renderle piatte e molto più facili poi da trasportare. All'interno del case avete visto poi il connettore per l'aereo, quindi per la presa doppia, quella con il doppio jack, e poi ci sono anche due cavi, uno che consente la ricarica USB delle cuffie e l'altro invece che consente la connessione tramite jack direttamente alla fonte audio a cui andremo a collegare poi le nostre cuffie Quiet Comfort. Immagino molti di voi si staranno chiedendo qual è la differenza con le nuove cuffie, con la nuova versione, con quella del 2017, che tra l'altro sembra quasi un caso perché mi ero proprio pianificato di realizzare un vlog su queste cuffie a fine ottobre. In realtà siamo arrivati ad inizio novembre e nel mentre sono uscite le nuove Quiet Comfort. Qual è la differenza con le vecchie? Non c'è alcuna differenza in termini di performance e di qualità audio. Infatti la cancellazione del rumore e proprio le performance audio di riproduzione sono identiche. L'autonomia delle cuffie è pressoché la stessa e poi per quanto riguarda invece le funzionalità presenti nelle cuffie cambia solo una cosa, ovvero l'assistente vocale. Con le nuove Quiet Comfort 35 è possibile con un tasto che è presente nella parte inferiore del padiglione sinistro attivare l'assistente vocale del dispositivo al quale siamo connessi. Quindi se stiamo utilizzando queste cuffie con un telefono Android si attiverà in automatico Google Assistant ove disponibile. In Italia sarà disponibile a fine anno. Vi lascio un vlog nella sezione schede dove racconto tutte le potenzialità di questo nuovo assistente vocale di Google. Qualora fossimo connessi ad un iPhone sarà possibile con quel tasto dedicato accedere direttamente a Siri. Adesso invece per accedere a Siri bisognerà premere il tasto che c'è tra i due tasti del volume. Quel tasto centrale, se tenuto premuto, attiva Siri. Queste sono le differenze tra i due modelli che sono riuscito poi a trovare sul sito di Bose. A livello invece di prezzo cambiano un poco perché queste cuffie al momento sono scontate, le trovate in descrizione, vi lascio il link ad Amazon. Il prezzo è sui 300 euro, mentre invece il nuovo modello è a prezzo pieno adesso e viene più di 380 euro. Partiamo ora con i pro e contro di queste QC35. La lista, vi posso assicurare, è lunghissima per i pro e per i contro ci sono solo 3 voci, quindi faremo velocissimi. La prima cosa che mi ha stupito e mi ha colpito piacevolmente è il doppio pairing, ovvero queste cuffie supportano la connessione simultanea a 2 dispositivi, che è comodissima. Il doppio pairing permette, qualora fossimo connessi per esempio ad un telefono e a un computer, di ascoltare l'audio dal nostro computer e qualora ricevessimo una chiamata dal nostro telefono di rispondervi semplicemente cliccando sul tasto centrale, quello visto prima, che attiva poi anche Siri eventualmente o che attiva comunque l'assistente vocale. Quindi senza prendere il telefono in mano avremo la possibilità di rispondere dalle cuffie al nostro telefono. L'altro pro che ho riscontrato è la morbidezza e la comodità di queste cuffie. Oltre ad avere un'imbottitura molto comoda sui padiglioni, hanno anche un'imbottitura stracomoda sulla parte
che poggia poi sulla testa, sul capo, e quindi sono veramente comode da indossare. Sono anche relativamente leggere e da portare poi per diverse ore sono comunque comode. Bisogna ovviamente farci l'abitudine, io mi ricordo i primi giorni feci un po' fatica, però poi dopo migliorò tanto la situazione, tant'è che a volte ci dormo anche. Sono ovviamente un po' scomode quando si dorme magari di lato, è praticamente possibile, però per dormire supini sono comodissime secondo me. La batteria, per quanto riguarda l'autonomia, come anticipato prima, è incredibile, perché 20 ore di utilizzo, ma anche 18, sono tantissimi. Tanto dipende anche dall'utilizzo che poi ne si va a fare delle cuffie. Se le si usa tanto per ricevere chiamate, effettuare chiamate, ovviamente utilizzando anche i microfoni le cuffie si scaricheranno molto più velocemente. Pensate che queste cuffie sono dotate di due microfoni, uno sulla parte più esterna del padiglione destro, mentre l'altro sulla parte inferiore, quella vicina alla bocca, sempre parte destra. Questi due microfoni intervengono in due situazioni differenti. La prima, quando si parla con l'assistente vocale o quando si parla durante una chiamata, e la seconda è per registrare il rumore che c'è nella stanza o comunque nel posto dove noi ci troviamo e dove abbiamo indossato le cuffie, perché queste cuffie hanno una cancellazione del rumore di Bose, brevettata da Bose, che prevede l'annullamento del rumore creando un'onda del suono uguale e contraria rispetto a quella presente nell'ambiente nel quale ci troviamo. Quindi questo microfono serve per registrare il rumore in ingresso, diciamo, nelle nostre orecchie, e il software poi presente nelle cuffie Bose, che è gestibile poi tramite l'applicazione che vedremo tra poco, permette di cancellare il rumore in tempo reale. La cancellazione del rumore è dinamica, infatti si adatta in base ai rumori circostanti. Le altre funzioni che ho trovato molto molto comode sono innanzitutto i comandi che sono presenti sul padiglione destro, semplicissimi, quelli del volume, e poi anche il tasto centrale multifunzionale che avvia la riproduzione o la stoppa di determinate canzoni, o addirittura permette lo skip, quindi di passare da una canzone all'altra o di riprodurre anche canzoni vecchie, e se tenuto premuto invece quel pulsante attiva l'assistente vocale. Le cuffie sono dotate anche di un pratico switch sulla parte sempre esterna destra, che permette di accendere e spegnere le cuffie. Come visto durante l'unboxing, queste cuffie sono accompagnate anche da un case molto bello, stiloso e praticissimo da portare in giro, veramente comodo. Tra gli ultimi plus non poteva che esserci la connessione wireless. Le Quiet Comfort 35 funzionano benissimo con i dispositivi Bluetooth e sono in grado di riprodurre contenuti multimediali con la minima latenza possibile. L'applicazione di Bose ufficiale ci permette di gestire le cuffie al 100%. Possiamo addirittura anche aggiornarne il firmware, perché pensate, per queste cuffie sono disponibili anche spesso nuovi firmware che introducono delle funzionalità incredibili, dopo ve ne racconto una, e poi anche migliorano a volte, poi ovviamente dipende dal tipo di aggiornamento, le prestazioni in termini di qualità audio. È capitato con l'ultimo aggiornamento, e con l'aggiornamento invece precedente è stata introdotta questa nuova funzionalità che è veramente sublime, utilizzando un termine culinario. Pensate, premendo il tasto, quello che troviamo verso il centro, il terzo contando da sinistra, si può selezionare quale riduzione del rumore applicare su queste cuffie. Quindi avremo la possibilità di scegliere se essere isolati completamente dal contesto nel quale ci troviamo, oppure se invece avere una riduzione del rumore disattivata. E quindi in questo caso cosa succede? Che i microfoni che sono posti sul padiglione destro sono attivi e fanno entrare nelle cuffie l'audio dell'ambiente circostante, consentendoci così di utilizzare delle cuffie over ear, che di solito invece sono molto isolanti, in situazioni dove bisogna magari stare attenti ai rumori circostanti o magari dove bisogna essere proprio allerta, pronti a reagire in caso di chiamata da un'altra persona, per esempio. Questa pratica funzione dell'applicazione rende queste cuffie versatili, utilizzabili in tante situazioni. Qualora invece attivassimo una attenuazione del rumore bassa, avremo comunque una cancellazione del suono. Questa configurazione è ideale per esempio in ambienti silenziosi dove c'è tranquillità, ma magari se ha bisogno di essere invece pronti all'azione qualora ci fosse qualche rumore diverso dal solito. Ebbene, questa attenuazione bassa sarà molto utile in quelle situazioni. Oltre a questa bellissima funzione, abbiamo anche la possibilità sempre dall'app di gestire i dispositivi ai quali siamo connessi. Quindi premendo sull'icona del Bluetooth potremo scegliere i dispositivi del doppio pairing, oppure potremo semplicemente connettere
connetterci a un solo dispositivo alla volta, questo poi è a scelta dell'utente, e potremo da qui, qualora ci disconnettessimo da un dispositivo, effettuare una nuova connessione e in questo modo registrare un nuovo device. Il tasto centrale invece, quello con le doppie cuffie, permette di condividere la musica che stiamo riproducendo sulle nostre cuffie Quiet Comfort ad altri tipi di cuffie, sempre Bose, che magari sta indossando e utilizzando un nostro amico, parente o conoscente. Dall'ingranaggio in alto a destra troviamo riepilogate tutte le funzioni disponibili su queste cuffie e possiamo anche attivare le istruzioni vocali. Questa funzione in fase di accensione fa sì che le cuffie ci annuncino i dispositivi ai quali sono connesse. Possiamo anche scegliere la lingua per le istruzioni vocali e abbiamo anche accesso sempre da qui al timer di spegnimento automatico delle cuffie e anche al manuale utente. Parliamo ora dei punti poco a favore di queste cuffie, purtroppo li devo dire. Il primo è il costo. 300 euro è il prezzo scontato, il prezzo di listino è 360. In descrizione troverete il link al prezzo più basso, quello che adesso è disponibile su Amazon, quindi potrebbe anche variare nel tempo. Siccome poi sono uscite le nuove cuffie, la versione del 2017, potrebbe essere che questa costi un pochino meno, magari tra qualche mese. Il costo secondo me è un pochino elevato. 360 euro per questa tipologia di cuffie non è certo poco, non è certo economico, anche se è un investimento che secondo me poi alla fine, alla lunga, soddisfa il cliente. Io sono comunque soddisfatto di averle acquistate, mi trovo benissimo. Certo è che con 300 euro oggi ci si possono comprare tanti gadget tecnologici e tante cose. Ci si possono comprare addirittura, pensate, ben due paia di AirPods per esempio. Sono cuffie completamente diverse dalle Bose, ma sono molto funzionali, molto pratiche e comode. Cosa che invece purtroppo devo dire non sono tanto le QC35. Sono comunque cuffie ingombranti, comode da portare in giro con il case o comunque anche ripiegate su loro stesse in questo modo, appiattite, sono veramente pratiche da portare in giro. Ma immaginiamoci magari di viaggiare senza uno zaino o senza magari una borsa, una valigia, magari siamo in trasferta, che ne so, per 2 ore, 3 ore, vogliamo portarci dietro le cuffie. Da mettere in tasca sono un po' difficili, bisogna comunque avere una borsa a parte sempre pronta. Diciamo che la funzionalità che hanno di appiattimento, chiamiamola così, è pratica e comoda. L'ultimo punto che ho purtroppo riscontrato in fase di camminata e di corsa è che quando le ho utilizzate in quelle situazioni ho sentito sempre, passo dopo passo, le cuffie muoversi sulle mie orecchie. Non erano perfettamente saldate e questo movimento, questa oscillazione, questo, come si può dire, spostamento delle cuffie causava un rumorino all'interno che dava un pochetto fastidio. Sembrava proprio come se le cuffie sbattessero sulla parte flessibile e in quelle situazioni lì mi ha dato un po' fastidio questa cosa. Però in linea di massima, da utilizzare in situazioni comode, questo difetto non lo si riscontra. Lo si nota solo quando si cammina, magari in modo veloce, e si va quindi a sbattere i piedi per terra e di conseguenza anche le cuffie si muovono leggermente sulla nostra testa. Siamo arrivati alla fine di questo vlog, vi ho praticamente raccontato tutto ciò che mi ero preparato su queste cuffie nell'arco di questi 3 mesi e mezzo di utilizzo. Spero questo video vi sia piaciuto e sia stato interessante. Lasciate un bel mi piace prima di andare via e iscrivetevi al canale per non perdere tutti i nuovi aggiornamenti, tutti i nuovi video che realizzerò nei prossimi giorni. Qui Mattia, passo e chiudo, ci vediamo al prossimo vlog. Ciao a tutti!